Ciao ragazzi, bentornati dalle vostre maestre Manu. In questo video parleremo dei giudici e dei re di Israele, le guide del popolo ebraico. Quando gli ebrei arrivarono a Canaan, dovettero combattere con i popoli vicini. Per i combattimenti eleggevano un capo che si chiamava giudice. I giudici più famosi sono stati Gedeone e Sansone. Importante fu anche la guida spirituale del profeta Samuele, che dava speranza al popolo. Per molti anni gli ebrei vissero senza un capo comune. Le tante battaglie fecero nascere negli ebrei il desiderio e l'esigenza di avere un re unico per governare tutto il territorio della Palestina. Il primo re di Israele fu Saul, un giovane proveniente dalla tribù di Beniamino. Fu proprio il profeta Samuele a ungerlo con l'olio, rito usato per eleggere un re. Saul fu un grande guerriero e morì combattendo contro il popolo dei Filistei. Dopo Saul salì al trono Davide della tribù di Giuda. Davide affrontò molte battaglie e dimostrò il proprio coraggio uccidendo con una fionda un gigantesco guerriero, Golia, temuto da tutti i popoli. Conquistò poi la città di Gerusalemme, che diventò la capitale del regno e dove portò l'arca dell'alleanza. Dalla discendenza di Davide nascerà Gesù 1000 anni dopo. Davide è ricordato ancora oggi come il più grande re di Israele. L'emblema che era raffigurato sul suo scudo, la stella di Davide, è diventato il simbolo della religione ebraica e dello Stato di Israele. Questo simbolo è rappresentato sulla bandiera di Israele. Alla morte di Davide divenne re suo figlio Salomone, che procurò al suo popolo un lungo periodo di pace. Salomone decise di costruire a Gerusalemme un grande tempio dove pregare Dio e custodire l'Arca dell'Alleanza. I lavori durarono 7 anni. Per la costruzione vennero usati oro e argento e altri materiali preziosi. Il tempio era considerato il luogo in cui Dio era presente in mezzo al popolo, quindi Gerusalemme divenne la città santa per gli ebrei. Dopo la morte di Salomone, gli ebrei cominciarono a pensare di poter fare a meno di Dio. Fu la rovina di Israele. I re non riuscirono più a difendere il regno, che venne diviso in due e conquistato da Assiri e Babilonesi. Il tempio fu distrutto e gli ebrei costretti a lasciare Israele. Abbiamo concluso. Grazie per averci seguite in questo viaggio. Un caro saluto dalle maestre Manu.